per quanto riguarda questa vicenda è Loredana Bertè. Buonasera. Ciao Loredana. Oh, devo dirti innanzitutto che siamo tutti contenti di riaverti in televisione spesso. Grazie. Dopo una lunga assenza. Allora, tu sei esperta di sentimenti perché hai avuto una vita sentimentale. E di litigate, soprattutto. E adesso, dunque, tu in amore accetti le amicizie del tuo partner oppure vuoi che vengano messe da una parte? Se mi sono imposte, no. Sì. Le accetto, soprattutto accetto che lui si tenga le sue, perché vorrei allora a questo punto imporre anche le mie, cioè bisognerebbe... Ma praticamente Loredana avviene una separazione, cioè lui si tiene le sue amicizie, tu le tue. No, dovremmo mescolarle. Cioè far conoscere gli amici tra di loro, sì, e fare un'unica... non troppi però. Non troppi. Con me purtroppo non è potuto succedere perché io purtroppo ero in Svezia, costretta, sì, a vivere a Stoccolma. In esilio. In esilio, al Polo Nord, quindi avevo solo i suoi di amici. Senti, parlo ovviamente di Bjorn Borg, sì, dell'ultimo tuo rapporto amoroso e matrimoniale. Senti un po'. Io ti trovo, tutti ti troviamo cambiata, più disponibile, più allegra. Che cosa è accaduto? Qual è il fatto che ti ha cambiato, insomma, riportandoti a come eri un tempo? La riflessione, perché sono stata molto arrabbiata, prima di tutto con me stessa, perché mi sentivo presa in giro da una cosa in cui credevo moltissimo. Ma c'è un lui che ha scatenato questo ritorno al passato? No, assolutamente libera, libera. E tale voglio restare. È talmente bello svegliarsi la mattina, mettermi in cuffia, oh, vediamo cosa faccio oggi, che musica sento. Perché dove abito io? Non è qua stupendo come questo condominio. Sì. La musica non si può sentire, arrivano i vigili. Loredana, ci hanno chiamato un'altra volta. E allora usi le Sì. Poi ci sono sempre lavori in corso. Questo è un condominio bellissimo, non litigano mai nessuno, qua non litigano. No, 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 ma litigano come? Invece... litigheranno in futuro. Ah, io invece fatale. Quando litigavo, sai, siccome per far cadere meglio le cose, salivo al primo piano e buttavo giù tutto, il divano, le... Addirittura? Come no, tutto... Ah, non ti limitavi ai bicchieri? No, anche, la... anche sì, la mobilia? Tutto, i divani, letti, c'è una forza incredibile, non sono arrabbiata, eh. E la gente che sta... La Nettezza Urbana ci ha messo una settimana per raccogliere in giro tutti i vasi cinesi, le poltrone, le tende... Questo sempre in esilio? Questo... Beh sì, sempre in esilio. Solo lì. Senti, tu preferisci adesso avere amori o amicizia? Stima. Bellissima risposta. Loredana, in sincerità, quanti amici ti sono rimasti dalla tua adolescenza ad adesso? Quanti li conti, sì, li frequenti? Non è che li conto purtroppo, perché alcuni purtroppo sono morti, scomparsi di questa terribile malattia, cioè l'AIDS. Sì. Renato è mio fratello, quindi... Renato Zero, ovviamente, sì. Quindi... quindi hai pochissimi amici, sì, ne hai citato soltanto uno. Che è anche mio discografico. Certo. Perché, ripeto, è tuo Renato neoscopritore. È l'unico che mi capisce. E mi ha fatto fare questo disco, tra l'altro Bertex, sai che abbiamo fatto un live stupendo, sì, sì, del primo della mia carriera. Avevo 20 anni. Monopoli. I tuoi colleghi, sì, gli artisti, i cantanti, possono essere amici? Come no? Pino c'è Daniele, la possibilità? Lo adoro. Sì. Poi Fossati, Mario Lavezzi. Sì, sì, può essere. Sì. Pochi però, pochi. Paola Turci. Pochi ma buoni. Paola Turci, sì, che io, vedi, in questo momento è lei, che spetta a lei lo scettro della regina del tennis, perché anzi, sì, bisogna comprenderla, fa da babysitter. Facciamo tanti auguri a Paolino Canè per la Coppa del... Allora, ha detto questo, che Paola Turci è fidanzata con Paolo Canè. Sì. E auguri, quindi... Paola, auguri. Senti, tu hai mai avuto, Loredana, una storia d'amore, scusa la parola, sì, sì, che non è giusta, una storia d'amore, diciamo, banale, tranquilla, serena? No, non mi piacciono le cose banali. Purtroppo a me piacciono i disgraziati, i cosiddetti disgraziati. Sì, è vero. Come dicono a Roma, te li vai a capare. Te li vado proprio, oh, no, incredibile. Ah, sì? Sì, sì. Cioè, tu appena le sfide, mi piacciono le sfide. Allora, quando uno mi mette alla prova, è lì il momento incredibile. Pensa, vedi questo ditino? Sì. Guarda come me l'ha rotto. Me l'ha rotto perché volevo vedere se urlavo. E a un certo punto... L'ultimo?
questo, sì, sempre l'ultimo, ma anche l'ex marito, sì. Parlo del tennista? Sì, poi dopo, ma siccome ha visto che non urlavo, non piangevo, si è preoccupato, mi ha portato all'ospedale e i bravi dottori svedesi, guarda come me l'hanno rimesso insieme. Oh, diciamo sempre che all'estero sono dei medici eccezionali. Invece fanno veramente pena. Questi sono nati a Pisa, sono storti. In Svezia, guarda. Viva i nostri. Viva l'Italia. Sì. Ma tu negli amici, ne hai pochi ma buoni, li hai citati prima, trovi anche quell'affetto che in fondo, diciamo, la famiglia non ti ha dato? Tu in famiglia... La famiglia, sai perché? Non avendola mai avuta, forse è una fortuna stata per me, perché non mi è mai mancata. Quando ero piccola, io a 5 anni, già praticamente mia madre, ecco, mi chiamo Bertè perché è l'unica cosa che mio padre ha fatto in tempo a darmi, poi è scappato, non l'ho più visto. E io quando... Cioè, tu hai perduto praticamente il padre a 5 anni. No, è scappato. L'hai perduto nel senso che se n'è andato. Avendo conosciuto meglio la mamma, ho capito poi perché questo è scappato. Perché, insomma, non hai a tutti i torti. Io l'ho conosciuto anch'io dopo mia mamma. Anch'io cioè, sono scappata. Papà ha fatto bene a scappare, la prima perché la mamma... Sì, c'è aveva... stata quando io avevo 5 anni, mio padre se n'è andato. Sì. Purtroppo non si sono verificate altre defezioni in casa. E io ho detto, accidenti, non se ne va nessun altro. Io devo aspettare di essere maggiorenne per andarmene. E invece no, a 11 anni me ne sono andata anch'io. Perché io... Ma è vero che tua madre ti ha fatto uno scherzo, diciamo uno scherzo, insomma. Uno tu... scherzo? Perché, allora, uno lavora, no? Dice, cosa compri la casa? Insieme a mia sorella, però la casa era di tutte e due, mia Martina. Sì. E uno dice, a chi la intesti? Alla mamma. Certo. Meno male che di mamma ce n'è una sola, perché noi eravamo rovinate. Un giorno arriviamo a casa e c'era un signore di colore nel parco con tutti i nostri 9 cani, le 2-5. Sì. Allora io dico, ero con il taxi perché ero stata a New York un anno, a casa mia non si usava telefonare, c'erano bigliettini, son passata di qua di là. Allora fermo il taxi e non trovo le chiavi e io lo dico, scusi, mi apre? E il signore mi dice, a chi? Io abito qua. Ah, basta, avete rotto non si sa che? Ecco, col fogliettino fuori delle sbarre dicendo la terza figlia che arriva in un mese, dicendo che questa è casa sua, questa è l'ambasciata del Venezuela. E cioè? A mia mamma l'aveva venduta, perché era interessata a lei, a un'ambasciata del Venezuela. E mi ha lasciato senza casa. Senza casa, in mezzo alla strada. Beh, va bene, non è una bella esperienza. No. Senti, con i tuoi ex partner, con i tuoi ex compagni d'amore, i rapporti sono buoni oppure sono come quelli con Bjorn Borg? No, spariti, perché spariti. Purtroppo di noi c'erano sempre le mamme e io non gli posso dar torto a questa, perché non sono piaciuta ai miei genitori, figuriamoci perché devo piacere a quelli degli altri. Come faccio? C'erano sempre le mamme e il papà, le mamme poi che ti dico com'erano. Ma la mamma di Bjorn, quando io gli ho fatto vedere uno scolapasta, ho detto che cos'è? E gliel'ho regalato e ho detto, signora, questo è uno scolapasta. Non ha pensato all'insalatiera della Coppa Davis? No, pensava sì, che era una coppa diversa, che non è nemmeno d'argento, diceva, cos'è questa? Quindi la mamma non sapeva niente delle cose di casa, insomma? Niente. Io ho aperto il frigorifero e ho detto, cos'è, cioè, avete un cane? No, quello, quando io non ci sono, Bjorn mangia solo quello che era una roba in scatola, io pensavo fosse per mangiare dei cani. Ho detto, cioè, avete un cane qua? Quindi mangiava proprio molto come se fosse... Molto arrabbiata, sì, con me. Da quel giorno io però ho messo pure il cartello strike, perché dovevo fare mangiare, da mangiare la mattina alle 7. Sciopero. Sì, sciopero. Sciopero, strike. E mi ha rovinato lo sciopero la mamma, perché è venuta lei a cucinare l'unica volta della sua vita. E come cucina la mamma di? Da cani. Da cani. Certo, la convivenza è difficile, no. Loredana. No, c'era anche il papà e la nonna e il nonno, che erano molto simpatici, la nonna e il nonno erano simpatici. La nonna e il nonno erano simpatici. Sì, gli erano gli unici che ti favano che per tipi me. Di cani erano? No, erano dolci, no. Loro erano dolci, sì, sì. Erano pazzi per la musica. Insomma, Loredana, convivere è veramente difficile. Noi sì, abbiamo durissimo. Un nostro ospite fisso, Barillari. Barillari, io a lei non chiedo di convivenza perché ho saputo, ormai lo sappiamo. Abbiamo messo una pietra tombale sopra, ormai definitiva. Cioè, lei non ha mai convissuto, non ha avuto mai compagne con cui dividere un letto. Lui non rimorchia mai, lo dice sempre. E probabilmente non rimorchierò mai e probabilmente non avrò mai convivenza. Infatti ho strappato pure la parola convivenza al vocabolario, l'ho strappata. Non esiste. Non fa parte del mio essere, purtroppo. Ma avrà amici però, siccome adesso il tema è l'amicizia. Gli amici ne ho, però potrebbero essere più pericolosi delle convivenze, perché con una convivente tu stai attento, magari vedi cosa fa, cosa non fa, mentre di un amico ti fidi e qua puoi morire proprio ucciso. Perché è successo qualche avventura? Io
4 anni fa, nel 90, me ne ricorderò, è stata l'estate più raccapricciante della mia vita. Volevo andare 3 settimane a Rimini, proprio quelle semplici pensioni, 1 milione, ho preso anche un mutuo in banca per avere i soldi per le ferie, logicamente sì, non sì, avendo soldi. Un mio amico va, vado all'agenzia di viaggio con questo 1 milione, tutti in biglietti da 1000, e mi fa: guarda, voglio andare a Rimini 3 settimane. Fa: ma che vai a fare a Rimini? Ti do io un affare. Vai in Thailandia, 3 settimane, 400.000 lire, tutto compreso, l'aereo, vitto, alloggio e 3 massaggi thailandesi di quelli speciali. Un affare, proprio un consiglio da amico. Allora, volo diretto Venezia-Bangkok. Con scalo tecnico a Kuwait City, era il 2 agosto del 1990. Io piglio a Venezia, andiamo a fare kerosene a Kuwait City, scoppia la guerra del Golfo. Il mio aereo viene bloccato dai carri armati di Saddam Hussein. Sale sull'aereo un sergente maggiore coi baffi di Saddam Hussein e fa: lei è prigioniero di guerra. Perché è prigioniero di guerra? Io devo andare a Bangkok, io devo andare a farmi fare i massaggi, io devo andare al vitto, all'oggio. No, lei è prigioniero di guerra. Poi pensavo che fosse uno scherzo dell'animazione, magari. E siamo l'animazione, invece no, era un sergente vero. E come è finita? Allora, mi sono fatto 3 mesi in Iraq, agosto, settembre, ottobre, in un capannone in mezzo al deserto, che è una specie di spiaggia, solo che non c'è il mare. A bere acqua tiepida che sapeva di petrolio, sì, a mangiare ceci freddi, che è il piatto tipico iracheno, e a giocare a carte con una comitiva di pensionati svizzeri, dove la più giovane aveva 80 anni, che giocavano con franchi svizzeri. Cioè, ho perso i soldi a 800 lire col franco svizzero e l'ho pagato poi a 1200 quando sono tornato in Italia. Più sfortuna di questa, cioè, poverino. Oh, gli va storta, gli vanno proprio storte, barillare. Si dice: chi trova un amico trova un tesoro. Io ho trovato 3 mesi di carcere e mi è andata anche bene che mi davano l'ergastolo, che ci mancava poco. Sarà per la prossima volta. Auguri, auguri. Bravo. Loredana, tu sei tornata a Sanremo con grande gioia di tutti, una bellissima canzone autobiografica scritta con Leon. Filippo Leon, tu hai scritto il testo. E analizziamolo un momento e poi l'ascolteremo, poi dobbiamo anche seguire come finisce la storia tra Giulio e appunto come finisce, insomma, deve perdere gli amici, rinunciare agli amici oppure insomma tornare a casa. Insomma, lasciarlo anche un po' più libero, che vada con gli amici, sì. Se torna poi. Però. Così noi ci mettiamo le creme. E vabbè, se non torna, ha perso lui. Allora, dunque. Sono solo a casa mia, tu adesso sei molto sola, l'hai detto a casa mia. Sì, sono molto sola e sto benissimo da sola però. Che mi faccio compagnia, io che gioco compagnia con la mente, che non sono intelligente, me la prendo con la gente. Cioè, tu dichiari di non essere intelligente e non è vero. È vero, che non, dovrei essere più diplomatica, però siccome dico sempre quello che penso, allora la gente ogni tanto capita, la mandi a quel paese. Esatto. Non si dovrebbe, però io lo faccio. Con la foto di Guevara vado a letto la mattina incazzata, sì, perché come io prima, dietro di me c'ho, c'è, perché come sai ancora l'embargo a Cuba dopo 30 anni, quindi niente di cambiato. Io non credo più, vai avanti, un po' più avanti, che si vince soltanto col cuore. Cioè, sei talmente negativa. Non sono positiva, cioè io non sono... E tu pensi non che non ci possa positiva. Essere una revanche, un ritorno? Che soltanto col cuore, cioè il sentimento, il cuore è... È difficile. È difficile, sì. Che, e opinione generale... Purtroppo, scusami, ma il mondo è diventato troppo materialistico. Questo è vero. È vero. I valori sono persi. Ma bisogna recuperarlo. Allora, però, è opinione generale quella che non so cantare, ma non è vero, è opinione generale che tu non sai cantare. Perché io quando ho pensato questo testo ho scritto: se me la prendono a Sanremo e non mi buttano fuori prima, di solito mi dicono sempre questo: ah, non so cantare a Sanremo sempre, che vesto male e che non so cantare. Questo a Sanremo è mia, la critica... E che vesto sempre male. Stasera secondo voi è vestita bene o male, Loredana, per te? Grazie! Recuperate in pieno. E qui c'è una cosa, e poi la sentiremo la canzone, mi suicido per campare, che è una frase durissima, sì, un'autocritica spietata nei confronti di qualche gesto che tu hai compiuto in un momento sicuramente di aberrazione, di sconforto. Sì. Mi suicido per campare. Beh sì, c'erano anche altre cose dietro, perché sai, in un rapporto d'amore c'è una complicità, a volte la violenza è la più bella espressione d'amore, però anche è una cosa molto... Sì. Anche è una cosa strana, sì.
Però è un gioco, una complicità segreta che c'è tra la coppia quando si raggiungono certi livelli. Scusa, ci si può suicidare proprio perché per gioia d'amare o per disperazione? Si può morire per amore, certo che si può morire per amore. Sì. Ma tu quando l'hai fatto, dopo, riflettendo, hai detto è una sciocchezza, è meglio la vita? Ma c'erano delle sfide in campo in quel momento e allora erano cose che purtroppo capita, è dura di dirlo, però a volte non ci si può tirare indietro davanti a una situazione. È l'unica soluzione. Sì. Poi se, se uno riesce a sopravvivere, infatti come ho scritto, la gente dice di solito quella... si suicida per campare, perché uno pensa, è talmente stupido che uno dice tenta il suicidio per farsi pubblicità al massimo. Non era questo il motivo. Non esiste proprio. Perché... i giornalisti però dicono, era rivolta alla stampa. Qualcuno che non ha capito, perché quando uno arriva a commettere un gesto così clamoroso e finale, non è per pubblicità, insomma. E ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe. Torniamo alla nostra storia. Allora, lì, nell'Abbaino, ci sono, anzi, è rimasta sola. Cristiana, Giulio è sceso giù, che cosa deve fare secondo te? Come deve comportarsi? Cioè rifiutare gli amici e stare con lei o no? Ma io fossi in lei lo lascerei andare regolarmente con gli amici e starmene lì a mettermi delle belle creme, sentire una bella musica di sabato sera specialmente. Perché tu vuoi stare sola adesso, non hai bisogno di compagnia. Ah, io sì, voglio stare sola. Quindi è la tua versione personale. La mia versione io lo manderei fuori. Ma vediamo come finisce con Giulio e Cristiana.